Ciao a tutti, oggi parliamo, intanto benvenuti, bentrovati agli amici della come si chiama? Cioè non so, tipo community, boh, vabbè ciao. Oggi trattiamo un argomento ambasciatore non portapene, nel senso, voi magari ditemi cosa ne pensate, io faccio un po' gli affari miei. L'argomento è, dato che molte volte mi si chiedono informazioni sui libri, su cosa, beh, sui principi, sull'etologia, sulla scienza del comportamento animale, sulle basi e su tutta una serie di argomentazioni più o meno tecniche che alzano l'asticella del discorso per una community che già di suo, se inizialmente era chiusa, sta diventando pian piano più grande e oggettivamente un po' mi lascia riflettere su tutta una serie di considerazioni. Di considerazioni. Tutto bene, considerazioni. È la croce e la delizia di. Non una primizia, che non è proprio di primissimo pelo. Di tantissimi allevatori, vale a dire il test di Campbell. Solo a sentirlo ci sono allevatori che ti odiano a morte. Altri che ti dicono che funziona, altri ancora ti dicono che non funziona assolutamente a niente. Qualcuno te lo fa fare, la maggior parte ti dice che non funziona, quindi è inutile che lo fai, tu gli dici lo so che non funziona, però lo voglio fare, ma non te lo fanno fare. Intanto ci sono due punti a mio sfavore, che io odio i cuccioli. Cioè no, non è che odio i cuccioli, è che poi crescono. È che quando li vedi tutti piccoletti, capito, li adoro e mi dispiace che crescono, perché uno vorrebbe sempre i cuccioletti dentro casa. Quindi li odio perché poi diventano grandi. Cioè, si scherza, non è che odio i cuccioli. Magari c'è qualcuno che mi prende sul serio, odia i cuccioli. L'altro problema è che Campbell ha scritto Psicologia canina. Che è proprio, voi sapete cosa penso della psicologia canina, chi non lo sapesse è in uno dei video su. Comunque, un test di valutazione per avere un'idea orientativa, piaccia o meno, non entro nel merito, quindi non dire ha detto lui, no, no, è un test di valutazione, io non dico né va bene né non va bene. Ma proprio per provare a spiegare a chi non lo conoscesse e magari si affaccia per la primissima volta nel mondo della cinofilia, è uno strumento di valutazione per valutare una serie di cose. La prima, attrazione sociale. La seconda, attitudine a seguire. La terza, risposta alla costrizione. La quarta, dominanza sociale. La quinta, sollevamento. È un test che si effettua intorno ai 60 giorni con il cucciolo e quindi cominciamo dal primo esercizio del test di Campbell, che comunque non dimentichiamo il merito di essere stato il primo a fare un test simile. Cominciamo dall'attrazione sociale, che è la cosa, il primo test che prevede questo schema di valutazione. Si prende il cucciolo, lo si mette nella zona del test verosimilmente recintata. Poi qualcuno ti fa vedere che il cane è seduto, qualcuno in piedi, però si cerca di. Lo prendi e lo metti da una parte, il cucciolo o si mette seduto, no? O comincia ad annusare e fa delle cose. La prima cosa che devi fare è andare dalla parte opposta a dove è il cancello di entrata e chiamare il cucciolo. Ti abbassi e chiami il cucciolo verso di te. Ti prendi un quadernone tipo questo, una penna tipo questa, no? E cominci a fare il test. Le sigle sono molto dominante, dominante, sottomesso,
molto sottomesso, inibito. E vi costruite intorno a questo uno schemino pressappoco come questo. MD, molto dominante, dominante, no, tutte queste cose, sottomesso, molto sottomesso, inibito. E cominciate a fare il vostro test. Quindi abbiamo messo il cane al centro del recinto, lontano dal cancello di ingresso, e lo chiamiamo. Un cane molto dominante, in linea teorica, stando in linea, e chiedo scusa per la licenza narrativa che mi prendo, prende e viene da te subito, dopo che l'ha chiamato, con la coda dritta scodinzolando, e arriva da te così. Magari arriva anche, capito, che ti mordacchia, gioca, fa le cose. Il dominante, non molto dominante, viene, punto. Viene ed assume determinati atteggiamenti. Il sottomesso viene, però non... mi è un po'... vabbè, vado, fa così, vado o non vado, gli vado, vabbè, vado, con la coda un po' sottomessa così. Il molto sottomesso va, ma a coda bassa, come a dire, vabbè, io vado perché altrimenti chissà che cosa succede, no? L'inibito se ne va per i fatti suoi, e qui tirate la riga. Attitudine a seguire: prendete il vostro bel cuccioletto che l'allevatore non vi avrà fatto prendere, ve lo mettete di fianco e camminate a passo normale. Se il cucciolo vi segue, stando a questo test, è molto dominante. In questo caso non deve seguirvi e basta per essere molto dominante, deve anche rompere le palle, cioè deve partecipare, cioè tu stai lì che questo... ah, lì è molto dominante. Il dominante... non molto dominante, ti segue senza... ti segue, coda dritta, ti segue. Il sottomesso ti segue perché, vabbè, c'è niente da fare, io lo seguo, con la coda mezza bassa, vabbè, vado con lui. Il molto sottomesso ti segue per paura del restare solo. Cioè, ti segue sottomesso, lo vedi con la coda tra le gambe, vabbè, fammi andare che mi conviene, va. L'inibito non gliene frega niente, proprio va per i fatti suoi, va, lui va. Risposta alla costrizione: prendi il cucciolotto, lo ribalti, cioè lo schieni praticamente, lo schieni così, cioè, non è che devi fare la mossa da MMA, lo schieni nel senso che, cioè, ora non posso rovesciare, vabbè, avete capito, non è che posso rovesciarmi, lo rovesci, lo tieni fermo, il cucciolo molto dominante proverà a divincolarsi in tutti i modi, Tasmania, il dominante basta, proverà a divincolarsi in tutti i modi, sguisciare, fare, cosare, però non userà la bocca, difficilmente userà la bocca. Il molto sottomesso proprio ti lecca le mani, sta là, non gliene frega niente, sta tranquillo, non ne può fregare di meno. L'inibito non c'è, non è prevista la quinta prova per inibito, cioè si ferma a molto sottomesso. La dominanza sociale. Io questa non so mai come spiegarla, perché... in teoria tu dovresti cominciare ad accarezzare il cane dalla testa, no? La verità è che gli devi un po'... cioè... ti chini sul cucciolo, un po' lo prendi in giro, cioè, e poi dopo mano a mano vai quasi a stringergli la testa, cioè quasi non a stringergli in modo forte la testa, però un po' a bloccare un po' con le mani, no? Sopra la testa. Se il cucciolo è molto dominante, proverà a non fartelo fare in tutti i modi, si divincola, proverà a mordere, che poi quei dentini da latte morde, ringhiano i cuccioletti, che tu li vedi, ma stai zitto, che ringhiano, quello che fa, quello che fa la faccia così, quello che fa la faccia così, quello è molto dominante. Il dominante farà questo, cioè non so come farlo, cioè tipo lui, tu gli metti la mano qua, no? E lui con la zampetta proverà a fare questo, così. Se lo so, sembra un deficiente, sì.
Però lui proverà a fare questo con le zampette. Questo è il dominante. Il sottomesso cerca la leccata. È proprio. Mettila. Cerca la leccata. Cioè, cade la mano. Si dice così, non c'è un altro modo di dirlo. Il molto sottomesso non esiste in questa prova, a differenza del test di prima, ma esiste l'inibito che se ne andrà. Cioè non riuscirà proprio, si, proprio non riusci, se ne andrà, si allontanerà e basta da questa prova. Sollevamento. Questa è la prova che personalmente, no, non dico niente, no, non ve lo dico, no, vabbè, ve lo dico. Molto dominante è il cucciolo che tu prendi e proprio ruga, si divincola, però non ci sta. Cioè il sollevamento, tu prendi il cucciolo, non ne vuole sapere. E quando dico che non ne vuole sapere, intendo proprio dire che oltre a ringhiare cercherà di mordervi. Cioè, parliamo del cucciolo, non è che. Quello per quanto riguarda il molto dominante. Il dominante cercherà di divincolarsi, ma non avrà il riflesso condizionato di mordere. Spero di aver detto bene, però lì entra in gioco Pavlov, quindi non lo so. Diciamo che non tenterà di mordervi, ma comunque non vorrà stare tra le vostre braccia. Quello è il dominante. Il sottomesso, dopo un'iniziale ribellione, si calma e si lascia andare, sempre in braccio. Il molto sottomesso non si ribella e ti lecca le mani. In questo test non esiste l'inibito, stando a Campbell. Per l'occasione ho comprato un cucciolo. Ecco, si chiama Alberto. Ed ora vi faccio vedere l'attrazione sociale. Seduto. Il gatto davanti. Vabbè, voi togliete il gatto. Alberto non gli va di venire. Quindi, attrazione sociale. Facciamo finta che è andato da un'altra parte, è inibito. Adesso, sempre con il nostro cucciolo Alberto, faremo l'attitudine a seguire. A seguire. Passo normale, mi chiamo Alberto. Niente. Alberto. Il povero Alberto non si muove, inibito. Secondo Campbell è inibito. Adesso guarderemo la risposta alla costrizione di Alberto. Ha seduto, delicatamente lo schieniamo. Molto dominante, lui è molto dominante. Ora proveremo la dominanza sociale. Cominciamo piano piano. Molto dominante. Alberto ha una dominanza sociale molto pronunciata. Ultima fase dimostrativa scientifica del test di Campbell con il cucciolo Alberto. Resistenza al sollevamento, sollevamento. Senza ringhio. È dominante. Potreste ringraziare Alberto per la disponibilità e la partecipazione di questo video?
E cosa molto importante, in questo video nessun animale è stato maltrattato.